Esistono ancora film che hanno come unico scopo quello di farci passare qualche ora di divertimento senza trascinarci in una spirale di paternali reprimende varie lezioni morali? Film che non seguono una ricetta che consiste nel dividere la popolazione tra buoni e cattivi facendo una selezione a livello demografico? Pare di sì, come abbiamo già visto insieme, se mi seguite da un po'. E questo Bullet Train appartiene alla categoria delle perle rare che vengono odiate dalla critica prezzolata e votate a certe ideologie, ma apprezzate dal pubblico. Benvenuti e bentornati sul mio canale, mi chiamo Greg e cerco di parlare di intrattenimento in modo non convenzionale, se ci riesco. Se è la prima volta che passate da queste parti, considerate di lasciare un like, un commento o di iscrivervi al canale, sarebbe molto apprezzato. In caso contrario, grazie comunque per avermi fatto visita. Bullet Train è arrivato nelle sale nel mese peggiore dell'anno, in un agosto afoso in cui la stagione cinematografica americana è quasi alla fine e quella italiana forse non è nemmeno partita. Eppure è riuscito a portarsi a casa oltre 200 milioni di dollari a fronte di un budget di 90. Ok, ha coperto le spese perlomeno, e adesso gli dovrebbe prestare a portare ai produttori un po' di ricavi grazie ai servizi streaming e all'home video. Perché se lo merita, perché in fondo ce lo meritiamo anche noi, giusto per il fatto che potrebbe incoraggiare Hollywood a rivedere quali siano le priorità quando si produce un film, se far divertire il pubblico o rompergli i coglioni. Il film è tratto dal romanzo del giapponese Kotaro Isada ed è ambientato proprio in Giappone su un treno ad alta velocità che sta percorrendo il suo tragitto, dove sono previste pochissime fermate, con a bordo i suoi passeggeri pendolari, ma anche un gruppetto eterogeneo di personaggi che hanno tutti delle occupazioni un po' particolari. All'apparenza, almeno all'inizio, sono estranei, ma poco a poco verranno svelati i legami che li accomunano e che li ha portati a essere lì, sopra quel treno. E Bullet Train è un film che va visto senza saper nulla, perché racchiude, oltre alle componenti action e a black humor, anche qualche tema classico del giallo all'Agatha Christie. Dico sul serio. E ogni elemento del cast, ogni personaggio, ha il suo ruolo sulla scacchiera, ruolo breve o lungo che sia. Di certo il richiamo principale, quando ci hanno mostrato il trailer, è la presenza di Brad Pitt, che occupa quasi tutta la locandina da solo. Ma la cosa potrebbe essere in parte giustificata per ragioni di marketing, proprio per i motivi di cui parlavo prima. Anche perché il film è ricco di attori decisamente importanti e conosciuti, anche quelli che potreste sul momento non ricordare dove l'avete visto. Aaron Taylor Johnson, attore britannico, lo ricorderete forse per Kick-Ass, ma anche per aver interpretato Quicksilver in Age of Ultron. E qui fa la parte di un killer e recuperatore a pagamento che fa coppia con suo fratello, incaricati di scortare il figlio di un malavitoso russo e la valigetta con il riscatto che i due hanno recuperato insieme al ragazzo. Poi abbiamo uno degli attori nipponici più conosciuti, Hiroyuki Sanada, che in Occidente ha sempre rivestito il ruolo di caratterista, mentre in Giappone ha spesso avuto parti da protagonista. Zazie Beetz, la domino di Deadpool 2, e Joey King, che deve avere un manager davvero in gamba e convincente, perché niente, va bene così, non voglio fossilizzarmi su questa cosa di Joey King. Ah, non sbirciate troppo a IMDb o altri siti per vedere il cast, perché alcuni ruoli potrebbero essere delle belle sorprese e dare un valore aggiunto al film. Sappiate che alcuni attori meritano di apparire quando meno ve lo aspettate, e in ruoli che non avreste immaginato, ma perfettamente calzanti. Credo che buona parte del budget sia stato speso così, infatti, perché la CGI ogni tanto scricchiola, anche se il ritmo e la bontà della produzione potrebbero di per sé sopperire a questi difetti e non farvi crollare la sospensione dell'incredulità. Abbiamo visto che ultimamente produzioni che costano decine di volte un film come questo non reggono alla prova neppure durante i titoli iniziali, o quasi, E perché critica e pubblico sono ancora una volta divisi? Perché come al solito, nonostante il cast sia multietnico, non si sono rispettati i paletti per avere la coccarda di film buono, bello e bravo, quel premietto che si meritano solo quelle pellicole che stanno attente a ogni passettino che fanno. Insomma, forse le cose sarebbero cambiate se non ci fosse stato Brad Pitt, o fosse stato relegato a una parte secondaria, magari come sottovillain, perché uno come lui ormai non lo mettono neppure come antagonista principale di un film. Non intendo Brad Pitt di per sé, parlo della sua appartenenza demografica. E allora voi fregatevi, e se non l'avete già visto al cinema, segnatelo da qualche parte, sottolineate il titolo, evidenziatelo, controllate quando sarà disponibile su uno dei servizi streaming a cui siete abbonati, e preparate popcorn, birra o una bibita, e sedetevi comodi, certi che per 2 ore vi farete qualche risata, cercherete di seguire ogni piccolo particolare per sbrogliare la matassa e scoprire chi ha fatto cosa e a chi, leggendo tra le righe dei vari brillanti dialoghi. Esattamente come si faceva una volta davanti a un buon film, giallo magari. Ehi Greg, questo film è solo una commediola da due soldi che si regge su Brad Pitt e basta.
ed è solo un'esplosione di inutile e ingiustificata violenza, peggio di certi film di Tarantino. Non capisco perché ti piace tanto, forse perché... Stop, prima che tu dica la solita sciocchezza. Parli di violenza gratuita e Tarantino? Vedi, ti posso rispondere come ha fatto lui in un'intervista con una bigotta che lo accusava dello stesso crimine. Because it's so much fun, Chan, get it? Ma nel tempo e nel luogo per parlarne, cali il sipario, si accendono le luci e usciamo dalla sala.